A rubrica Lozzatori, Unicusano Fondi Catania 1-1. I squadri sono schierati a specchio, tutti lui con 3-5-2. Partita che comincia con possesso palla di palloni e piede, o Catania tutto in tutti i catarreri. Sussulto poi da Catania con Giorgevic che crossa, ma Anastasi non arriva. Poi contropiede piede e fallo di Pubbo con lo capiglio giallo. Su una punizione da Fondi c'è in parapiglia, ma a palla poi viene ittata fora. Catania poi vicino al gol su angolo di Fornito. A palla si stava inzaccando, ma De Mattino salva da linea. Veloci i passaggi di Calderini su Tiscione, che tira fuori area e Pisseri però a piglia. Fondi poi all'ultimo secondo del primo tempo fa un gol con Calderini, che prima tira e impegna Opottere, che abbia andato all'angolo. Poi cross sul calcio d'angolo e Calderini fa 1-0. Catania che non tirava manco, non ci provava manco a giocare in attacco, e Fondi che aveva sempre la palla andopera in primo tempo. Catania come solito gnutticato a reri e aspetta non sa ciò chi. Poi tutti i palliti da fermo come i calcio d'angolo ittati tutti pari o vento. Il secondo tempo ha cominciato senza canci, con Catania che aveva dolore di testa e tanta confusione. Rigoli allora fa nascere Anastasi e fa trasere un acquisto a Tavares. Poi Mazzarani a Runa Biaggiani, Candalaria tira però leggio e fuori. Bucolo fa un fallo da Rere e Calderini, che se ne stava ienno e meritava un secondo giallo, ma l'arbitro Orazia su punizione Tiscione fa venire a giallina a tutti e gli tirano vicino in linea difesi da Pisseri. Poi Rigoli fa nascere a Bucolo, che era troppo nervoso, e facciasera di grazia Catania, che si mente con 4-3-3 con un in meno centrocampo. Poi però angolo da Catania e succede di tutto, con Fondi che si difese a uso muro davanti alla linea della porta. Contropiede da Fondi e Biaggianti fa un fallo tattico e piglio giallo. Catania poi vicino al pareggio, di grazia abbia una bella palla, ma Galasso anticipa Giorgevic. Poi c'è un rigore per Catania, pin fallo di mano e Mazzarani che trasforma e pareggia. Contropiede poi da Catania e Mazzarani appizza tutto con tiro scasso. All'ultimo poi c'è ancora Tiscione, che su punizione è pericolosissimo e tira fuori dei denti. Finisce 1-1, buono poco Catania secondo tempo, che cercavo di fare buono un gol da pareggio, però poi ho ottenuto, non continuavo a giocare forti, e complice Mazzarani che ha pensato tutte le cose con due tiro liscio, finivo a pareggio. Pareggio che appunto è giusto per chi due casi visti. Catania comunque troppo rinunciatario dopo primo tempo. Dozzatori è tutto, vi saluta e vi ruino appuntamento per la prossima partita da Caccio Catania.